È stato il giorno del dolore al Giro d'Italia. Il gruppo ha deciso di ricordare Wouter Weiland con una lunga processione, 216 km da Quarto dei Mille a Livorno, senza agonismo. Le 23 squadre si sono alternate in testa al gruppo, una decina di chilometri a testa. Lungo il percorso un pubblico numeroso e composto ha salutato i corridori e ricordato il povero Wouter con striscioni, cartelli e trovate fantasiose e toccanti come quel numero 108 accompagnato dalla scritta presente. 108 era il numero di gara di Wouter Weiland. E poi gli applausi composti del pubblico, una forma di rispetto per chi non c'è più e ammirazione per chi pedala con la tristezza nel cuore. Poi alle porte di Livorno i corridori della Leopard Trek e i compagni di Weiland sono stati fatti avanzare di qualche metro sul resto del gruppo, con loro anche Tyler Farrar, lo sprinter americano della Garmin Cervelo, grande amico e compagno di allenamenti di Weiland, che per il dolore ha scelto di abbandonare il giro dopo questa tappa. Una frazione che sul piano tecnico delle classifiche è stata neutralizzata. L'intero Monte Premi sarà devoluto alla famiglia del 26enne belga scomparso per la terribile caduta nella discesa del Passo del Bocco. Mercoledì 11 maggio, nella Piombino Orvieto, quinta tappa molto insidiosa di 191 km, il Giro proverà a voltare pagina.